Siamo alla fase cruciale dell'iniziativa Crea il tuo vino qui alle Cantine Spalletti. La signora Cristina Bonfiglioli oggi doveva scegliere il suo vino fra i cinque campioni che erano stati definiti per la degustazione. Signora Bonfiglioli, cosa l'ha portata a realizzare questa idea di farsi un vino personale? Allora, innanzitutto io sono qui a rappresentare l'azienda della famiglia di mio marito, che è la Ivas SPA di San Mauro Pascoli, produttori di vernici, eccetera. Abbiamo scelto questa opportunità di crearci un vino personalizzato per due motivi. Innanzitutto per un piacere personale della famiglia di crearsi un vino personalizzato e secondo, e motivo anche molto importante, poterci dotare come azienda di un vino nostro da... Qual è stato il blend che lei ha scelto fra i cinque campioni, che ricordiamo erano due tipi di Sangiovese, un Cabernet Sauvignon, un Merlot e un Ancellotta? Io ho scelto, volevo innanzitutto un vino importante, per cui, e volevo anche caratterizzarlo come Sangiovese, dato che siamo in Romagna e quindi mi sembrava opportuno e logico. Inizialmente avevo scelto una composizione di 20% Sangiovese e 80% Cabernet, poi mi sembrava un pochino troppo forte, l'ho ammorbidito con un 20% di Merlot, diminuendo il Cabernet a 60%, quindi 20 Sangiovese, 20 Merlot e 60 Cabernet Sauvignon. Dopo questo, che è diciamo, lo step più importante, perché si è appunto scelto il vino, ci saranno ancora dei momenti di verifica per poi arrivare al vino definitivo? Sì, il vino verrà messo in barrique e ci saranno due degustazioni, una a 4 mesi, una a 8 e anzi la terza poi dopo 10 mesi di barrique. E in qualsiasi momento di queste degustazioni noi utenti, chiamiamoci così, potremmo decidere di togliere il vino dalla barrique e lasciarlo meno stagionato, diciamo così. Vedremo alle scelte. Ecco, l'ultima cosa, avete già deciso un nome per il vostro vino? No, ci stiamo pensando, sia un nome che a una grafica, perché per noi sarà anche un veicolo importante pubblicitario.